voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti perché per me è sempre una grande gioia avere l'occasione di conoscere persone e anche di parlare, insomma, di quello che scrivo. In particolare voglio ringraziare Ernesto perché senza di lui non ci sarebbe questa occasione e voglio ringraziare Giordano perché appunto è diventato un amico dopo che ci siamo ritrovati dopo tanti anni che non ci sentivamo. Io purtroppo di Giordano devo dire che non sono molto, cioè non posso fare una presentazione tanto esauriente perché mi mancano alcuni elementi. Posso dire come diciamo presentazione soggettiva emozionale che per me è stato comunque un insegnante importante. Che il suo modo di insegnare mi ha voluto dire molto, nel senso che in anni in cui diciamo, l'insegnamento dell'inglese e in generale l'insegnamento era diciamo, abbastanza rigido e cattedratico, come si dice, lui ha portato veramente una ventata d'aria fresca con il suo metodo di insegnamento e quindi credo di aver imparato di più nell'anno che ho fatto con lui, che in tutti gli altri anni in cui ho studiato inglese insieme. In particolare amavo molto l'uso della chitarra e delle canzoni in inglese che lui appunto adottava come metodo di insegnamento che trovo molto adatto per degli adolescenti. So che poi in seguito, diciamo, noi ci siamo persi un po' di vista, però so che ha continuato a insegnare per molti anni. E ci siamo ritrovati a distanza di anni anche proprio per la nostra attività di scrittura, nel senso che io, per quanto riguarda i libri di poesia, ne ho pubblicati con La Vita Felice e anche Giordano ha pubblicato con La Vita Felice, per cui ci siamo ritrovati anche dal punto di vista proprio della nostra attività creativa ed è stato un grandissimo piacere per quanto mi riguarda. E poi ha fatto tantissime altre cose come composizione. Sia musicale che di testi, ha anche musicato alcune mie poesie, tra l'altro, che sono magari un'altra volta potremmo fare un incontro su questo perché non è quello di questa volta. E quindi, insomma, è stato comunque molto bello riuscire a ritrovarsi anche su questo piano, insomma. Andremo avanti così. Ho avuto anche il piacere di conoscere la sua fantastica mamma, simpaticissima e molto in gamba, devo dire, e anche sua moglie, insomma, una bella famiglia, decisamente. Allora passo, comincio io allora. Fra l'altro, mia mamma è stata intervistata da Claudia che lavora per Il Giorno, il giornale Il Giorno, e mia mamma, che ha ora 91 anni, ha comprato tutte le copie del giorno dal primo numero fino ad oggi e no, diventa pazza se non riesce ad avere la copia del giorno tutti i giorni. Per cui è stata messa sul giornale, sul giorno, una pagina intera di intervista da parte di Claudia, come lettrice assidua e fedele, appunto del giorno, quindi una cosa indimenticabile. Accennavamo prima al fatto, anzi ha accennato già Claudia, al fatto che è anche una poetessa e quindi ha pubblicato dei libri di poesia per La Casa Felice, no, La Casa Felice, La Vita Felice. E mi piacerebbe cominciare la presentazione del suo libro Non ti lascio alla notte con la poesia che ha messo come introduzione al libro, che secondo me già ci dice quali sono gli argomenti che poi saranno trattati nel libro. La leggo lentamente perché diciamo che ogni riga viene proiettata un'immagine. Si chiama Insieme possiamo, una specie di Yes we can. Noi così fragili, noi così forti, insieme possiamo sciogliere i polsi dai lacci dell'odio, nuotare nel fiume della memoria, lasciare che affondino i sensi di colpa, scaldarci al sole del nostro amore. Tagliare la pianta dell'abbandono, bruciare i suoi rami di cieca violenza, dare
dormire all'ombra della fiducia, ritrovare il sentiero che porta alla vita. E qui ci sono appunto già dei temi, non è che la poesia ci parla di femminicidio, parla di diversi argomenti che vengono affrontati per l'appunto nel corso della narrazione. Il titolo appunto è Non ti lascio alla notte e io inizierei proprio da questo titolo per chiedere a Claudia perché questo titolo. Devo dire che questo è stato il primo titolo che mi è venuto in mente quando ho cominciato a pensare appunto che titolo dare al romanzo. Ero diciamo un po' dubbiosa sul fatto che potesse essere efficace, nel senso che diciamo è un concetto che non è così chiaro e immediato e quindi io l'ho parlato anche con l'editrice, con Miranda Biondi, la mia carissima editrice di Giovane Ordine Edizioni. E le ho sottoposto anche delle alternative, però insomma alla fine sia io che lei abbiamo detto ma no, non ti lascio la notte e può essere il titolo giusto. Può essere il titolo giusto perché diciamo ha in sé, contiene un messaggio un messaggio positivo, anche se inizia con una negazione, in quanto appunto è un'intenzione di rimanere insieme, di rimanere, diciamo, un messaggio d'amore, un messaggio di speranza, che in un libro che racconta fatti drammatici, penso, insomma, sia importante, un messaggio che io sentivo come necessario, cioè, anche perché la copertina, facciamola vedere, ecco, facciamola vedere, diciamo, l'immagine è abbastanza drammatica. E quindi su questa immagine che mi è stata proposta invece dall'editore, mentre io avevo pensato a, diciamo, una fotografia meno forte, meno d'impatto, sono rimasta un attimo scettica, però poi ho pensato che era un'immagine che dava subito il senso di una, appunto, una drammaticità della storia che effettivamente c'è, e però nello stesso tempo era, diciamo, attutito, comunque diciamo unito al titolo, poteva dare un messaggio di una storia sì drammatica ma non completamente negativa, insomma, perché penso che sia importante lo scrivere comunque non negarsi la speranza, ecco, non negarsi anche quello che di positivo c'è. Devo dire che ci sono dei bellissimi romanzi che però hanno dei personaggi molto negativi o hanno una storia veramente abbastanza tragica, e devo dire che questi aspetti in qualche modo, non dico che me ne fanno piacere meno, però soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, insomma. Drammi, e purtroppo ne vediamo un po' tutti i giorni, e credo che la narrativa o il cinema, insomma, debbano essere comunque non superficiali, però come dire, che lasciano appunto un'apertura anche al quanto c'è di positivo, insomma, nella vita, per fortuna c'è e deve esserci, insomma. Ascolta Claudia, mi sentite? Sì. Ovviamente il tema principale è appunto il femminicidio. Ora tu come giornalista probabilmente vieni a contatto con più che noi delle notizie che arrivano. Diciamo che possiamo dire che il tuo lavoro di giornalista ha in qualche modo condizionato la stesura del libro? Sì, decisamente, decisamente. Nel senso che beh, indubbiamente il motivo per cui ho scelto di fare la giornalista è che mi interessa molto la realtà, e mi interessano soprattutto le persone, mi interessa capire i moventi delle persone, perché si comportano in una certa maniera, quali sono, diciamo, appunto le loro relazioni, le loro emozioni.
Questo, diciamo, nel corso, io sono 35 anni che faccio la giornalista, quindi io, durante questi 35 anni ho lavorato soprattutto in cronaca. Quindi sì, mi capita molto spesso, purtroppo, di avere a che fare con storie di femminicidio, comunque di violenza sulle donne, con storie che abbiano a che fare, insomma, comunque con questo tema. E devo dire che per me è sempre un po' una sofferenza, però nello stesso tempo è anche uno stimolo a cercare di appunto capire meglio come possa accadere un fatto di questo genere. E il motivo per cui ho deciso di scrivere un romanzo su questo argomento è proprio questo. Cioè, ho cercato di andare oltre quelle 50 righe di cronaca che alla fine dicono poco o nulla di ciò che davvero, diciamo, ha portato a quel gesto. E poi ho voluto raccontare anche che cosa succede dopo, perché diciamo, il femminicidio, comunque qualsiasi gesto di violenza o omicidio nell'ambito familiare, ha delle conseguenze terribili e molto durature. Diciamo, in tutto l'ambiente allargato delle relazioni delle due persone, diciamo, coinvolte in modo particolare, e prima di tutto i figli. Quindi il mio desiderio era quello di raccontare una storia da tanti punti di vista, proprio per raccontare come si arriva a un gesto del genere, come si può arrivare e come si sopravvive a quel gesto. E quindi ha le sue conseguenze devastanti, insomma, dal punto di vista psicologico, pratico, da tanti punti di vista. E quindi ho voluto raccontare la storia in realtà di una famiglia più che di un femminicidio, di una famiglia che è stata devastata da questo gesto, e raccontare appunto la storia di questa famiglia, quindi partendo da molti anni prima e arrivando a diversi anni dopo, proprio per cercare di dare un quadro più completo, insomma, spero di esserci riuscito. Ti faccio una domanda anche un po' personale. Nel libro ci sono due adolescenti che sono Davide e la sorellastra. Sappiamo che Davide viene accolto dalla famiglia, dalla sorella di quella che viene poi uccisa, e si sviluppano delle problematiche all'interno della famiglia proprio perché per la presenza di Davide, che ovviamente, visto che sua mamma è stata uccisa, il padre è in prigione, ha problemi non da poco. E tuttavia sono problemi che sono non solo per Davide, ma io ritrovo anche che sono problemi adolescenziali che possiamo trovare anche in altri ambiti. Ecco, in questo senso, domanda molto personale, i tuoi figli ti hanno aiutato nella composizione del romanzo, proprio con i loro comportamenti e con il loro modo di essere? Sì, indubbiamente diciamo, l'esperienza di avere due figli, tra l'altro appunto la più grande è una ragazza che adesso ha 30 anni, quindi è grande, il più giovane che invece di là, cioè, ce ne ha 22 e è un maschio. Quindi diciamo, i miei figli sono una grande fonte di ispirazione per me, non solo per questo romanzo, ma anche per i racconti che ho scritto in precedenza sugli adolescenti, eccetera. Quindi sicuramente, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti, i modi di parlare, eccetera, diciamo che mi sono abbastanza ispirata ai giovani d'oggi, diciamo così, ai ragazzi di oggi. Però per molti aspetti, soprattutto per il personaggio di Francesca, come dire, sono andata anche a pescare nei miei ricordi, perché quando l'adolescente, nel tempo in cui appunto facevo il liceo, ero una, come dire, grande scrittrice di lettere. E quindi ho lasciato molta traccia, diciamo, di quello che pensavo, di quello che provavo allora. E qualche anno fa ho voluto tornare a leggere tante delle cose che avevo scritto, e mi è servito per, come dire, rimmergermi in un mood psicologico, insomma, adolescenziale. E devo dire che è una delle cose che mi fa piacere di sentire. Tra l'altro, 2 settimane fa ho parlato con una scolaresca che ha letto il romanzo,
proprio che degli adolescenti di oggi comunque si ritrovano, insomma, si riconoscono bene anche nei miei personaggi, per quanto io sia stata adolescente parecchio anni fa, insomma, quindi nel passato di tempo, però sono convinta che alcune caratteristiche, diciamo, dell'età adolescenziale sono un po' senza tempo, insomma, nel senso che è una fase della vita che appunto magari si esprime in maniera un po' diversa oggi con i social, un tempo in altra maniera, però alla fine è sempre una ricerca dell'identità, una sperimentazione delle relazioni quando ancora non si sa bene, neanche non ci si conosce, ecco. E quindi alla fine il fatto di ritrovarsi, come dire, anch'io mi ritrovo, che ne so, nei romanzi classici, nella psicologia di Anna Karenina mi ritrovo, anche se è vissuta nell'Ottocento in Russia, piuttosto che Madame Bovary, alcuni aspetti. Ci sono i grandi, adesso non voglio fare paragoni azzardati, ma insomma, i personaggi, secondo me, i personaggi riusciti sono un po' senza tempo in qualche modo, perché alla fine raccontano delle emozioni che fanno parte di tutti noi, insomma, della storia un po' di noi tutti. Certo. E parliamo un po' anche del modo di narrare. Tu hai narrato in terza persona e poi hai usato l'escamotage delle lettere per far parlare i personaggi in prima persona. Non è qualcosa di completamente nuovo, però permette di conoscere i personaggi attraverso le lettere, soprattutto il padre di Davide, e tracciare un quadro psicologico anche di questo padre. Ecco, quello che, cosa molto mia personale, quando ho letto le lettere dal carcere del padre di Davide, che appunto scrive al figlio, ho trovato uno stile forse anche troppo, cioè troppo italiano, nel senso troppo perfetto. Mentre mi aspettavo da parte del padre di Davide, meno, cioè che fosse meno intellettuale, diciamo così. Hai scelto di uniformare il linguaggio, oppure vuoi far presente che in qualche modo è un personaggio schizofrenico, in cui da una parte c'è comunque cultura e dall'altra c'è comunque questa violenza. Questo che vorrei capire. Guarda, mi sorprende quello che mi dici perché diverse persone che hanno letto il romanzo hanno detto invece proprio Ah, l'opposto. bene. Nel senso che mi hanno detto che secondo loro il padre scrive in maniera troppo scorretta, cioè c'è come dire una sorta di etichettatura socioculturale perché. Allora, ti spiego com'è andata. Io avevo fatto una prima versione del romanzo in cui lui scriveva effettivamente troppo bene, così bene che era difficile distinguerlo da come scrive l'altro personaggio del romanzo che scrive lettere, che è una giornalista, quindi diciamo che ha un altro background culturale. Questa cosa mi è stata detta da alcuni che hanno letto il manoscritto prima, mentre lo stavo scrivendo praticamente. Anche io, l'unica vera, diciamo, modifica importante che ho fatto al romanzo è stato di riscrivere tutte le lettere. Perché cercando di, insomma, senza fare una cosa proprio completamente strafalcionesca, però comunque mettendoci dentro ogni tanto, così facendo delle frasi più brevi, meno articolate, eccetera. Dall'altra parte, però, appunto, non volevo neanche fare qualche cosa di troppo banale e superficiale, perché il personaggio del padre assassino, queste lettere dal carcere le scrive. Dopo 10 anni che è successo il fatto, e durante questi 10 anni lui è stato in carcere e ha seguito anche un percorso di tipo psicoterapeutico, insomma. Quindi, diciamo, quello che lui scrive è il risultato di una riflessione anche guidata, anche, diciamo, da questa psicoterapeuta, e una lunga riflessione.
Quindi diciamo che comunque non avrebbe scritto le lettere nella stessa maniera se le avesse scritte nel momento in cui è successo il fatto e lui è finito in carcere. Quindi una certa consapevolezza di alcuni meccanismi l'ha maturata grazie a questo percorso di psicoterapia. Però forse non l'ho fatto troppo, le ho corrette troppo poco, diciamo, le ho fatte troppo poco È una mia impressione, poi può darsi che evidenziate. altri che hanno letto il libro non l'abbiano avuta, cioè mi Io devo sembrava dire che tra l'altro questa ancora cosa mi ha troppo fatto perfetto, ecco. soffrire, e invece questa cosa ti devo dire la verità, che mi ha fatto un po' soffrire perché riscrivendo le lettere e mettendoci dentro degli errori, ho sofferto terribilmente perché oltre al fatto che per me leggere cose, diciamo, scritte male è una vera sofferenza, infatti un libro se non è scritto bene io lo mollo subito, cioè può avere una storia fantastica, ma non riesco, è proprio più forte di me. E poi il mio lavoro di giornalista ha a che fare anche con la correzione dei testi, e quindi per me scrivere male apposta è stata così, un po' una sofferenza. Ecco, se c'è anche qualcun altro che ha letto il romanzo e vuole fare delle domande, ecco, io lascio ovviamente aperto a tutti, non è che voglio monopolizzare la scena, per cui se c'è anche qualcun altro che vuole fare delle domande, io lascio Anche bene, tra quelli che non l'hanno letto, se vogliono anche per fare quelli delle che non l'hanno domande, letto. Io direi anche una domanda che comunque avevo in mente, e se c'è qualche altro libro che ti ha ispirato per scrivere il tuo. sì, devo dire che non ce n'è uno solo, però se devo individuarne uno, credo che possa essere Un giorno perfetto di Melanie Mazzucco. Non so se qualcuno di voi l'ha letto. L'ho trovato molto, molto interessante. E in effetti anche in quel romanzo c'era una molteplicità di sguardi, insomma, no? Quindi c'erano tanti personaggi e in quel caso era tutto concentrato in questa giornata, che poi in realtà non era così perché comunque si raccontava del prima e quindi naturalmente ogni personaggio aveva un suo background, però ecco, mi è piaciuto molto questa No. coralità. Si era dato l'intervistatore. E appunto, la cosa che devo dire che Melania Mazzucco trovo tra gli scrittori contemporanei, è uno di quelli che mi piacciono molto come stile, come anche bravura nella scrittura e soprattutto nei suoi personaggi trovo siano molto interessanti, diciamo così, molto ben riusciti. Scusate, mi sono dovuto allontanare perché si stava scaricando la batteria, ho dovuto attaccare subito il filo. Quindi ho perso il filo delle ultime cose No, dicevo che. appunto che mi è piaciuto molto Un giorno perfetto di Melania Bene. Mazzucco, perché Sì, quello l'ho appunto. sentito. Sì. Ci sono stati dei personaggi che sono stati difficili per te da descrivere, sì, diciamo da interpretare. Sì, direi che quello sicuramente più difficile è stato appunto il Grazie. personaggio del papà assassino, sì. Del padre assassino. E su questa cosa, tra l'altro, appunto, ci sono state anche lì delle opinioni diverse tra quelli che avevano letto il manoscritto. Qualcuno mi ha detto che avrebbe tolto la parte delle lettere del padre assassino. Perché boh, non ho capito bene perché forse poteva sembrare che ci fosse un qualche tipo di atteggiamento quasi di giustificazione. Io in realtà ci ho riflettuto naturalmente e poi ho deciso invece di lasciarlo, non perché volessi appunto volessi in qualche modo giustificare questo personaggio, che non è sicuramente un personaggio positivo, insomma. Però io penso che appunto per comprendere una vicenda, per comprendere un fatto, è sempre bene cercare di vederlo da più punti di vista possibile.
E mi interessava molto il fatto di immaginare come una persona, come un uomo che non è malvagio, che non è un assassino prezzolato, un killer, una persona senza coscienza, possa arrivare a un gesto di questo genere. Mi sembrava importante provare a immaginare questo, perché credo, non sono d'accordo con le persone, che sono molte, che pensano che chi uccide la propria compagna, la propria moglie, sia o un malato di mente o un mostro. Io credo che purtroppo ci siano persone che arrivano a questo gesto per una totale mancanza di consapevolezza, di conoscenza di sé effettivamente perché hanno avuto una vita che non gli ha insegnato nulla, cioè in qualche modo hanno avuto una grande lacuna dal punto di vista psicologico, affettivo, di appunto nel percorso di conoscenza di sé, di consapevolezza. E questo personaggio che è stato sicuramente per me appunto difficile da immaginare, proprio perché io naturalmente ho, se c'è una persona che come dire, non violenta nel profondo sono io. Spesso discuto anche con mio figlio sotto questo aspetto, che mi dice: ma se tu avessi dovuto uccidere Hitler, non l'avresti ucciso. Nel senso che mi provoca, giustamente. Però, diciamo, per me immaginare una violenza è proprio qualcosa che mi. Una persona violenta è qualcosa che non fa parte del mio carattere. Però, appunto, credo anche che uno scrittore debba cercare di calarsi nei panni dei suoi personaggi per fare qualcosa che possa poi risultare credibile, che possa poi risultare, diciamo, realistico in qualche modo. E quindi l'ho fatto con sofferenza, però l'ho fatto, insomma, è stata una cosa che poi ovviamente non spetta a me valutare la riuscita o meno di questo personaggio dal punto di vista realistico. Devo dire che mi ha fatto molto piacere che una persona che di mestiere fa lo psicologo o psicoterapeuta mi abbia detto che aveva trovato molto, molto convincente il personaggio del padre e anche il personaggio dello psicologo. Che i due personaggi maschili sono un po' quelli, perché poi gli altri, per il resto non sono molto più i personaggi femminili, diciamo quelli sviluppati meglio. Il terzo è il marito di Chiara, cioè la donna che ha appunto adottato il nipote dopo la morte della sorella, il marito che poi non è più marito perché in realtà si sono separati in seguito, diciamo, è esplosa la famiglia dopo che Chiara, la sorella di Simona, l'hanno uccisa, ha adottato Davide. E questo terzo personaggio, che si chiama Massimo, è un personaggio che nello stesso tempo, diciamo, in qualche modo cerca di prendere le distanze, di non farsi coinvolgere troppo da questa psicodramma, diciamo così, familiare, e legittimamente, per certi versi, ha anche delle sue ragioni, appunto. Però in qualche modo, non dico che se ne lava le mani, però lascia a Chiara il compito di tentare questa impresa di riportare sulla retta via la famiglia. A questo proposito, io aggiungerei un paio di dettagli della trama perché per rendere un pochettino più comprensibile la storia comincia a 10 anni, come dicevo, dall'omicidio, dal femminicidio. Perché proprio in quel momento? Perché da una parte Chiara, appunto la mamma zia, diciamo così, viene ricoverata in ospedale perché si sospetta che abbia un tumore e non sanno ancora bene di che gravità e dove sia, quindi viene ricoverata in ospedale e per un po' di tempo deve rimanere in ospedale. Quindi deve allontanarsi forzatamente da questi due figli, perché lei li considera comunque entrambi figli, Davide e la sorella cugina Francesca, che anche lei ha 2 anni di più di Davide e insomma ha i suoi bei problemini anche lei, insomma, di adolescente. Dall'altra parte, Stefano, che è il padre assassino, diciamo così, ha scontato 10 anni sui 15 in cui è stato condannato,
E quindi, avendo scontato 2/3 della pena, può chiedere di accedere al lavoro esterno rispetto al carcere di Bollate dove è rinchiuso e appunto chiede al tribunale il permesso di tornare in contatto con questo figlio che lui da 10 anni ovviamente non vede e non sente perché vuole cercare di in qualche modo spiegare come è arrivato a uccidere sua moglie. E quindi da lì appunto questo escamotage, diciamo così, delle lettere. Escamotage, diciamo che è un modo per tenere il romanzo su due binari. Uno è quello di quello che succede, quindi la quotidianità di questi due ragazzi, uno di 16, l'altro di 18 anni, 18 anni della madre in ospedale e così via. Quindi si racconta che cosa succede a questi personaggi. Nello stesso tempo, però, proprio perché volevo raccontare quello che era successo prima e poi anche quello che succede dopo, e il fatto di raccontarlo doveva avere un po' una giustificazione. Allora, si può sempre nei romanzi usare il sistema del flashback, però a me piaceva l'idea che fossero dei personaggi che raccontano quello che è successo. Quindi raccontano a qualcun altro, in questo caso Davide, che fa appunto un po' il fulcro di tutta la vicenda, perché naturalmente è più traumatizzato, perché è un ragazzo che si trova in una condizione di trauma per un abbandono precedente e terrore di un possibile abbandono successivo, perché naturalmente la zia che è diventata sua madre, e che lui comunque lui si è legato fortissimamente, che fondamentalmente è l'unica persona che ha davvero, diciamo, con cui ha un rapporto veramente importante, un legame importante, potrebbe essere malata gravemente e potrebbe morire. Quindi, diciamo, c'è questo momento un po' topico in cui che cosa succederà non si sa. E c'è un raccontare quello che è successo, perché Chiara fondamentalmente, non sapendo che cosa succederà di lei, perché se fosse malata gravemente potrebbe morire, quindi potrebbe lasciare questi due figli, vuole raccontare a Davide qualcosa di sua madre, perché come spesso succede purtroppo nei casi di femminicidio e di orfani di femminicidio, in qualche modo per tirare avanti, per cercare di non soccombere a questa terribile tragedia che è la perdita della madre per mano del padre, in qualche modo c'è una tendenza alla rimozione, a non ricordare, a non raccontare. Quindi, soprattutto quando un bambino è abbastanza piccolo, quando perde la madre, in qualche modo c'è una perdita, c'è una. Voltare pagina e non voler tornare a raccontare. Però questo naturalmente è molto, è una perdita pesante, insomma, anche delle proprie origini, della propria infanzia, di quello che è successo prima. E quindi Chiara, per lei è importante raccontare chi era sua sorella, naturalmente visto dal suo punto di vista, all'orfano, perché possa conoscerla in qualche modo. E possa ricordarla, e perché lei, perché Simona non venga in qualche modo uccisa un'altra volta, insomma. Qualcuno vuole chiedere, fare domande? Se no devo continuare sempre io. Faccio io una domanda. Sì. Salve, buonasera, sono Elisabetta Pugliese. Buonasera. Io non ho letto il suo romanzo, quindi mi sono un po' persa adesso quando in tutti i dettagli della trama. Le faccio una domanda invece molto più generica, che probabilmente le è stata già posta in passato. Lei ha scelto, cioè lei usa la scrittura già per il suo mestiere. Quindi mi chiedevo cosa l'ha mossa a passare alla narrativa? Qual è la necessità? È una domanda molto interessante. Perché Allora. vabbè, scrivere scrivono in tanti, poi lei ha fatto anche il passo suggestivo di pubblicare, quindi ci deve essere un motivo. Mi immagino sempre i grandi motivi, poi È una magari invece sono cose motivazione meno importanti.
Grazie. Allora, io niente, ci mancherebbe, grazie della domanda. Io devo dire, per me la scrittura, la parola è sempre stata fondamentale e devo dire che è proprio il mio, come dire, il mio ambiente, ecco, E quindi appunto la scrittura da una parte e la curiosità, l'altra caratteristica, che è quella che appunto mi ha portato a voler fare da giornalista, nel senso che io sono davvero molto curiosa, curiosa in maniera onnivora, cioè non sono curiosa come può essere, per esempio, che ne so, un docente universitario che dice io voglio sapere tutto, voglio fare ricercatore su quel tema. A me interessa veramente quasi tutto, infatti i miei figli mi prendono in giro perché quando gli dico questa cosa mi interessa, ma no, non avrei mai detto che ti potesse interessare, perché a me interessa quasi tutto. E mi interessa appunto lo strumento della scrittura. Purtroppo nel mio mestiere di giornalista, mentre l'interesse comunque viene sollecitato perché appunto ogni giorno c'è qualcosa da imparare anche dopo tanti anni, dal punto di vista della scrittura, io avendo cominciato subito in redazione ed essendo le redazioni adesso organizzate in una maniera tale per cui si fa tanta quella che si chiama cucina, quindi titolazione, passaggio dei testi, organizzazione, io poi sono capo servizio, quindi diciamo un lavoro più organizzativo che di scrittura purtroppo. Mi piacerebbe scrivere di più, ma il tempo è poco e quindi non lo faccio quanto vorrei. Dall'altra parte la scrittura giornalistica, che pure è una scrittura interessante, ha ben poco a che fare naturalmente con la scrittura narrativa e anche con la scrittura poetica. E io devo dire che per molti anni ho de desiderato dedicarmi alla scrittura non solo giornalistica, quindi appunto quella creativa e libera, diciamo così, e non lo facevo perché non avevo mai tempo, poi avevo due figli abbastanza piccoli, quindi insomma potete immaginare, il lavoro portava via davvero tanto tempo, tante energie, cosa che ancora fa peraltro. C'è stato poi un momento particolare della mia vita, che è stato ormai 12 anni fa, in cui io mi sono separata dal mio, quello che adesso è il mio ex marito. Questo momento è stato per me un momento molto difficile, molto difficile, dalla, diciamo, crisi, chiamiamola così, insomma, dalla crisi. In qualche modo è nato spontaneamente, senza che io lo andassi a cercare, è nata la scrittura poetica, nel senso che ho cominciato a scrivere poesie perché ne sentivo, diciamo, un'urgenza, insomma, proprio per esprimere questo lavorio interiore, questa crisi interiore molto forte, e ho cominciato a scrivere poesie. All'inizio non le scrivevo con l'idea di pubblicarle, le scrivevo proprio perché ne sentivo appunto una certa necessità esistenziale. Poi le ho fatte, ho cominciato a farle leggere a qualcuno, mi è stato detto che potevano essere pubblicate, ho partecipato a un concorso, il primo libro l'ho pubblicato così, nel senso che ho vinto questo concorso quasi nulla. Però la scrittura narrativa ancora non era pronta, si vede, non era il momento giusto. Io però quando ero ragazzina avevo proprio questo desiderio grandissimo di diventare scrittrice, cioè io sì, diventare giornalista sì, perché era un desiderio più realistico, diciamo così, ma il sogno, quello del bambino, della bambina, era quello di diventare scrittrice. Perché per me la lettura, fin da quando ero piccolissima, io a 7 anni ho letto Zanna Bianca ed è stata un'esperienza che mi ha segnato incredibilmente, cioè è stata una scoperta di quelle incredibili. E quindi questa cosa della scrittura narrativa era rimasta, come dire, il sogno nel cassetto. A un certo punto, quando i figli hanno cominciato ad essere più grandi, ho detto, ma magari è l'ora di provare a tirarlo fuori dal cassetto questo sogno. E quindi ho cominciato a scrivere racconti. All'inizio appunto non ho provato subito col romanzo, ma ho cominciato con i racconti e ho scritto una raccolta di racconti che poi è stata pubblicata sempre da Giovane Holder, che si intitola Buchi nell'acqua e altri esperimenti. E è stata una scoperta, cioè la scoperta di comunque poter scrivere qualche cosa che poi poteva coinvolgere, poteva piacere, poteva emozionare. Raccontando storie, sempre dal punto di vista di,
di chi viveva la storia, perché anche se non uso mai la prima persona, però, come dire, mi immergo nel personaggio, quindi lo racconto sempre dal punto di vista del personaggio. Dopo questi racconti ho provato anche con un primo romanzo che però non è venuto tanto bene, infatti a un certo punto l'ho abbandonato, anzi non l'ho abbandonato, l'ho anche finito, però poi non l'ho mai proposto come pubblicazione. E Non ti lascio la notte è il primo romanzo che pubblico, insomma, e devo dire che, insomma, è stato impegnativo, ma è stato anche un grande esercizio di creatività. Trovo che la scrittura in generale, la scrittura narrativa in particolare, è proprio un esercizio di libertà e di creatività come pochi esistono. E quindi boh, io suggerisco a tutti quelli che hanno comunque un po' di desiderio di mettersi alla prova sotto questo aspetto, di provarci davvero, anche se magari uno pensa, ma figurati, no, non credo di essere in grado, eccetera. Invece poi spesso non è così. Ci autocensuriamo tendenzialmente, insomma. Invece quando poi si dà libero sfogo, vengono fuori delle cose molto interessanti. E al di là del valore letterario, ecco, la scrittura io penso che sia proprio un esercizio di crescita interiore, di maturazione. Perché, almeno questa è la mia esperienza personale, ma devo dire che l'ho condivisa con tanti altri che scrivono, insomma, anche persone che scrivono semplicemente un diario o scrivono lettere. La scrittura in qualche modo apre delle finestre sul mondo e su se stessi, che il semplice parlare o pensare difficilmente permettono. Perlomeno, io lo vivo così. Quindi per me scrivere è un esercizio sicuramente anche faticoso sotto certi aspetti. È doloroso perché nel momento in cui appunto mi immergo in un personaggio, ne soffro dolori in qualche modo. Però il fatto che questa cosa sia efficace mi viene testimoniata da chi mi dice che poi leggendolo si è commosso, è rimasto coinvolto. E quindi questa mia immersione forse può, diciamo, appunto, in qualche modo venire condivisa anche da chi legge. E credo che questa sia la cosa più bella per chi scrive, insomma. Non so se ho risposto alla sua domanda. Buonasera, io sono Vanna e non ho letto il suo libro, però le volevo chiedere se lei si è ispirata o se le è stato di ispirazione, diciamo così, anche se il termine non è proprio molto consono, a qualche fatto di cronaca in particolare di femminicidio. Sì, nel senso che, ma allora, diciamo che la storia che io racconto è un po' in qualche modo un puzzle di storie, un puzzle di storie di cui appunto in qualche modo sono stata testimone più o meno in maniera approfondita, più o meno in maniera diretta. In particolare quello che ricordo è un rapporto che diciamo, è stata poi una doppia intervista a una persona che si chiama Damiano Rizzi, lui aveva avuto questa esperienza terribile di sua sorella che era stata uccisa dal marito. E lui ha adottato il bambino piccolo della sorella, quindi l'orfano di sua sorella, quando aveva 2 anni, e io l'ho intervistato perché tra l'altro lui su questa esperienza ha scritto un libro che si intitola La guerra a casa, e lui è uno psicologo ed è praticamente colui che ha creato l'associazione Sole Terre, non so se ne avete mai sentito parlare. Sole Terre è un'associazione che nel mondo aiuta, diciamo, le popolazioni di paesi, soprattutto del terzo mondo, e in particolare aiuta molto le donne. E ha scritto questo libro che vi consiglio, che è appunto si intitola La guerra a casa, dove parla anche di quello che è successo a sua sorella uccisa
da suo marito, ma parla molto anche è un saggio, un romanzo, e parla anche molto delle origini della violenza, delle origini del femminicidio in Italia e negli altri paesi. Questa cultura o subcultura del patriarcale, di dominazione millenaria degli uomini che alla fine poi appunto anche nel nostro mondo che noi riteniamo diciamo comunque andato molto avanti sulla strada della parità rimane come retroterra culturale purtroppo e agisce in maniera molto inconscia insomma. Io sono convinta che è uno dei motivi fondamentali per cui ho deciso di scrivere un romanzo su questo argomento è che ci sia molta riflessione da fare su dove nasce il gesto del femminicidio. E quindi ho deciso di farlo attraverso un romanzo e non attraverso una raccolta di articoli, un saggio, perché mi interessava arrivare anche a persone che magari il saggio non lo leggerebbero. Credo che la narrativa possa avere questo ruolo significativo di appunto prendere una strada diversa, che è quella dell'intelligenza emotiva, quella del sentirsi raccontare una storia che è qualcosa che fa parte di noi, insomma, fin da quando siamo bambini, e nello stesso tempo questa storia che viene raccontata, se riesce a coinvolgerci, a prenderci, ci può dire anche più di un saggio, può raccontarci qualcosa di diverso. Tutte e due sono cose importanti, non voglio dire che sia più importante un romanzo che un saggio, intendiamoci, io penso che sia importantissimo l'opera di coloro che appunto riflettono anche in termini statistici, storici, sono tutte cose davvero importanti. Però il romanzo è comunque qualcosa che per una strada diversa riesce magari a darci, a spingere ad alcune riflessioni, insomma. E una di quelle più importanti, riflessioni più importanti che io spero, diciamo, emergano da questo romanzo, è proprio l'importanza dell'educazione, insomma, l'importanza dell'educazione ai sentimenti e soprattutto di un rapporto genitori-figli che sia fatto, che insegni l'amore attraverso, diciamo, attraverso l'amore, attraverso un rapporto che abbia l'amore come fondamento. E nel personaggio che è appunto un personaggio del padre assassino, io racconto la sua storia. E la racconto addirittura da prima che lui nasca, proprio perché l'origine è lontana, risale, diciamo, alle nostre prime esperienze, alle nostre prime esperienze di relazione. E dove queste relazioni falliscono o sono lacunose, sono fuorvianti, sono violente, diciamo, poi purtroppo. Succede, non sempre per fortuna, però succede, che le conseguenze siano di un certo tipo. Allora bisogna, come dico nella poesia che prima ha letto Giordano, in qualche modo tagliare la pianta dell'abbandono, quindi non permettere che in assenza di un intervento correttivo nel senso più profondo del termine. L'essenza di una presa di coscienza, di una consapevolezza, in qualche modo le situazioni si ripetono e c'è questo piano inclinato che può portare verso delle conseguenze terribili, che poi nessuno ha voluto e quindi poi si vive nel rimpianto, poi si vive nel senso di colpa, poi si vive diciamo, è uno strazio senza fine quello dei sopravvissuti a femminicidi, soprattutto per gli orfani, insomma. E si pensa troppo poco a questi ragazzi, che ormai sono migliaia solo in Italia, per non parlare di quanti ce ne sono nel mondo. Ecco, per me, ho voluto mettere al centro del romanzo questo personaggio di Davide, perché penso che sia.
viene considerata una sorta di vittima collaterale, ma in realtà forse è la prima vittima, no? Nel senso che è colui o colei che deve sopravvivere dopo che gli sono state tagliate le radici in una maniera assolutamente violenta. Grazie, grazie mille. Nulla ci mancherebbe. Io vedo che ci sono non so se siano domande o interventi sotto, come c'è scritto sotto chattare, però non so se siano domande che c'entrano oppure qualcosa che cose tecniche. Chiedo ai nostri tecnici. No, sono io che ho integrato alcune informazioni che ha dato nel corso della presentazione. Ah, Ho perfetto, perfetto. semplicemente inviato la copertina del suo libro e il link all'associazione di Damiano Rizzi. Ah, benissimo, grazie, grazie. Molto gentile, molto gentile. Ma io sono Patrizia, per par condicio, io ho letto il libro e quindi magari le faccio qualche domanda più specifica sui personaggi. No, intanto volevo dirle che io non ho trovato le lettere di lui troppo ben scritte, anche perché penso che, non penso che, cioè penso che il problema della violenza dell'uomo contro la donna è abbastanza trasversale. È vero che è aiutato da una mancanza di cultura o da una subcultura, come diceva lei, cioè è più frequente, però non si ferma lì, diciamo. Fra l'altro, una cosa che mi ha molto stupito, le chiedo anche conferma di questo, visto il suo lavoro, è che io pensavo che in Italia fosse, che l'Italia fosse tipo ai primi posti per i femminicidi. Invece, statisticamente, chi si occupa di queste cose mi dice che non è affatto vero, che non siamo fra i primi paesi in cui le donne vengono uccise, che gli altri paesi sono ancora peggio di noi. Comunque, questa era solo una curiosità. E ho trovato molto, anzi, rispetto al fatto, sempre restando su di lui, sul colpevole, mi è quasi sembrata che da parte sua ci fosse una certa riluttanza a scavare. Sì, è vero che racconta tutta la storia, lui stesso racconta di sé e così via, però mi è sembrata la sua mano un po' delicata rispetto a lui, e questo ho pensato che fosse perché lei, occupandosi di cronaca, appunto, ne vede tante, ne ha viste tante. Ma non delicata, forse non mi sono neanche spiegata, perché non delicata in che senso? Credo che sia molto giusto quello che lei dice, che bisognerebbe intervenire subito sulla cultura e non sulla punizione del colpevole. E il fatto che abbia scelto il carcere di Bollate è indicativo, perché forse è l'unico carcere in cui si tenta un recupero di queste persone, perché negli altri carceri vengono abbandonati. Hanno fatto anche un docufilm Sì, sull'altro me. Claudio Casazza. Claudio Casazza ha fatto un bellissimo docufilm sui percorsi di appunto psicoterapia di gruppo all'interno del carcere di Bollate per le persone che si sono macchiate di reati sessuali nei confronti di donne e bambini. Ed è molto interessante, tra l'altro, appunto, ho intervistato Claudio su questo docufilm che ha vinto anche dei premi. E mi è stato utile anche per la scrittura del romanzo, proprio perché infatti non è assolutamente casuale che io abbia, diciamo, messo nel carcere di Bollate il mio personaggio, proprio perché appunto ci tenevo ad avere il punto di vista di una persona che ha fatto comunque un percorso all'interno del carcere. E, sul fatto adesso vado un po' in ordine sparso sulle domande perché. Però il fatto di essere delicati, allora, diciamo che allora, come credo un po' tutti quelli che leggono tanti romanzi, che comunque si nutrono molto di narrativa,
Credo che sia importante raccontare anche dei personaggi negativi, nel senso che dei personaggi negativi o comunque dei personaggi complessi. Quindi io quello che ho cercato di fare, non so se ci sono riuscita, spero di sì, è creare dei personaggi complessi, nel senso dei personaggi che non sono a tutto tondo, che non sono perfetti, quelli positivi, e non sono pessimi o terribili o mostri, quelli negativi, perché credo che dal punto di vista narrativo questo sarebbe stato, insomma, un errore. I personaggi, cioè il personaggio deve essere credibile, per essere credibile deve avere una certa complessità. Quindi lo stesso personaggio di Chiara, per esempio, insomma, ne compie di errori. La cosa che però, diciamo, me la fa essere nel cuore più degli altri, cioè questo penso che sia abbastanza evidente anche per chi legge e mi conosce un minimo, insomma, io sono Chiara fondamentalmente, sono il personaggio che mi è più vicino è sicuramente quello di Chiara, sia perché fa la giornalista, sia perché comunque ha un rapporto conflittuale ma importante con questi due figli, ha un'età vicina alla mia, quindi diciamo tante caratteristiche. Però anche in quel personaggio di Chiara comunque non è completamente positivo, ha fatto degli errori, ha dei rimpianti, ha dei sensi di colpa. Il rapporto che ha avuto con questa sorella non è stato un rapporto idilliaco affatto, c'è stata rivalità, c'è stata come dire, momenti in cui si sono allontanati e lei ha lasciato che in qualche modo questo allontanamento avvenisse. Era comunque sempre un rapporto un po' contrastato, così anche nei confronti dei due figli, cioè il modo in cui si comporta per esempio nei confronti della figlia, della sua figlia vera, di Francesca, è molto discutibile. Però la cosa che la caratterizza è il fatto che la sua grande buona fede, cioè lei tutto quello che fa lo fa per amore, lo fa per questo grandissimo senso di responsabilità e di amore nei confronti di queste ragazze in modo particolare. E ho trovato molto, molto bello e molto ben descritto il rapporto con la compagna di ospedale, perché trovo che ci siano nel momento del dolore, dell'istituzione totale, non so cosa sia, però il fatto, perché spiego a chi non l'ha letto, è un rapporto fra due donne che si trovano in ospedale, che non si conoscono, però riescono a confidarsi, a raccontarsi. E questa è una cosa che secondo me avviene spesso nella realtà, perché la persona che tu sai che non ti conosce, non conosce la tua famiglia, che sai che probabilmente non vedrai più se tutte le cose vanno bene, ha un ruolo particolare se ha quell'intelligenza emotiva che lei diceva. Sì, io sono perfettamente d'accordo e devo dire che per me questa cosa della compagna all'ospedale è stata, diciamo, proprio l'ispirazione è stata questa, nel senso che nella mia, per fortuna non ho avuto tante esperienze di ospedale, però qualcuna l'ho avuta. E ho sempre visto che è un momento particolare in cui, diciamo, la fragilità di ciascuno porta a galla anche, diciamo, il lato emotivo e anche la disponibilità a fidarsi dell'altro, a raccontarsi, eccetera. Quindi, diciamo, è un personaggio che da una parte mi serve sicuramente dal punto di vista narrativo, diciamo così, perché Chiara con questa compagna di stanza che si chiama Laura appunto si lascia andare a dire delle cose che addirittura scopre in qualche modo dicendo, dire, perché anche lei in qualche modo si è autocensurata, ha cercato di rimuovere alcuni aspetti perché non riesce a pensare a quello che è successo senza farsi rintrascinare un po' in questo mood terribile. E anche nei confronti di suo nipote, di sua figlia, lei è continuamente tormentata dal dubbio di fare cose sbagliate, di fare danno a chi ha già subito un danno terribile dalla vita. E quindi questa compagna a distanza ha, come dire, quello sguardo esterno che affettuoso, però esterno,
che può aiutare. E ci sono delle situazioni in cui effettivamente è la cosa migliore, no? Avere qualcuno che non è direttamente coinvolto e che però ha la capacità di, come dire, anche di criticarti, di farti degli appunti, di riportarti un po' coi piedi per terra se stai un po' svolazzando troppo, eccetera. E questo personaggio di Laura per me è stato un po' questo. E poi devo dire che in qualche modo ha preso un po' vita sua, nel senso che è andato oltre questa funzione, diciamo così, narrativa, perché poi Laura a sua volta racconta la sua storia, racconta la sua vita chiara, e è stata un po' una digressione che mi sono consentita, però alla fine credo che sia anche funzionale al racconto. Ed è anche un modo per raccontare un'altra forma di violenza che spesso le donne, spesso, che molte donne, soprattutto a sud, subiscono, nel senso che Laura ha questa storia di, che non è una violenza di botte, non è una violenza, diciamo, agita, però è una storia molto violenta la sua, perché lei è un omosessuale che scopre nel corso del tempo, diciamo, questa sua omosessualità, ma è completamente rifiutata dal genitore. Quindi c'è una storia complessa, anche la sua, una storia complessa, che l'aiuta a diventare un personaggio in grado di capire, in grado di, appunto, di grande intelligenza emotiva, che quindi riesce anche a vincere le resistenze di Chiara e a, diciamo, farla crescere. Infatti Chiara a un certo punto a Davide, al figlio a 16 anni, dice: sai, anch'io sono cresciuta in questi ultimi tempi, anche se non ho 16 anni, insomma, perché non si finisce mai di crescere. È importante questo, perché se una persona dice: io adesso sono adulta, non ho più niente da imparare, vuol dire che in realtà ha preso una cantonata, nel senso che, appunto, come non si finisce mai di imparare cose nuove, così non si finisce mai di maturare, migliorare, si spera, insomma. O qualcuno regredisce anche, però diciamo che tendenzialmente l'idea sarebbe quella di migliorare. E lo facciamo attraverso le relazioni, soprattutto. Perché la relazione è quella che ci aiuta a vedere delle cose che magari non riuscivamo a vedere. Il problema anche del personaggio di Stefano è proprio questa, è l'assenza di relazioni. È una persona che non ha mai sperimentato delle vere relazioni. E quindi è questo anche, diciamo, un punto che può portare ad attaccarsi morbosamente alla prima donna, alla prima persona con cui in qualche modo si crea un rapporto, ed è uno sbilanciamento, uno squilibrio, si dice squilibrio mentale, è uno squilibrio che poi spesso può avere delle conseguenze nefaste, insomma, sulla relazione. Io devo dire che la violenza sulle donne è un argomento di cui veramente mi occupo tanto, sotto tutti gli aspetti sociologici. Ho fatto dei corsi di aggiornamento dal punto di vista legali. È proprio un tema che non finisce mai di, come dire, ci sono sempre degli elementi nuovi che si possono conoscere. Per questo che appunto non mi piacciono le persone, non mi piace l'eccessiva semplificazione di dire: è stato un raptus, è stato, cioè, può anche essere un momento di perdere il controllo, ma dietro c'è tutto qualche cos'altro, perché sennò una persona non uccide un'altra persona se perde il controllo. Quindi ecco, l'operazione che ho tentato è stata proprio quella, attraverso i personaggi, di raccontare una storia possibile, diciamo, credibile, spero, realistica, anche se non è una storia vera nel senso, diciamo, nel senso stretto del termine. Non è vera, ma vuole essere credibile, ovviamente. Beh, questo è l'obiettivo di qualsiasi scrittore.
Devo dire che la storia, ecco, ho letto anche di recente un altro romanzo che mi devo dire mi è piaciuto molto, che forse avrà letto qualcuno di voi, mi sa che Fuori è primavera, non so se qualcuno di voi l'ha letto, ecco. Ecco, questa è una storia drammaticamente vera che è stata scritta a quattro mani praticamente con la persona protagonista. Questa è un'altra possibile modalità. Io non l'ho fatto, però devo dire che comunque le testimonianze, le interviste, altri libri, altri, tra l'altro per esempio ho letto il libro che ha scritto Valentina Pizzalis, che è sopravvissuta diciamo al rogo appiccato dal suo marito, quindi insomma tante testimonianze effettivamente mi è capitato di leggere o di avere proprio di prima mano, e questo insomma spero che abbia aiutato nella costruzione di questi personaggi. Tra l'altro una delle cose che mi ha fatto sorridere, che mi ha detto due cose mi hanno sorpreso sotto certi versi. Una, che ci sono diversi uomini che si sono detti entusiasti del libro, e pensavo che fosse più, diciamo, un libro più nelle corde delle donne, diciamo così, mentre invece ho trovato diversi uomini che lo hanno molto apprezzato. E l'altra cosa che mi ha detto uno di questi lettori, che appunto l'ho molto apprezzato, è che gli è piaciuto molto il modo in cui raccontavo gli adolescenti, e in particolare il personaggio di Davide, quindi l'adolescente maschio. E quindi mi ha detto, insomma, mi ha colpito il fatto che ti vendono bene, diciamo, personaggi che sono non del tuo genere, diciamo, e anche di un'età diversa. E io ho risposto, forse sono un'eterna adolescente. O forse c'è un maschile in me, insomma, che in qualche modo è emerso. Sicuramente il fatto di avere sotto gli occhi continuamente mio figlio, da questo punto di vista, ha avuto un peso non indifferente, perché la psicologia maschile effettivamente anche nell'adolescenza ha delle caratteristiche abbastanza diverse rispetto a quelle femminile, e quindi poterlo osservare, diciamo, è un bel vantaggio, ecco, diciamo così. Io come osservazione, se vogliamo anche finale, poi decidete voi, sul romanzo, quello che mi ha colpito di più è l'introspezione psicologica, cioè è proprio un andare a fondo nella psicologia dei personaggi, che è probabilmente l'aspetto più coinvolgente del romanzo stesso. Questa è una mia impressione. Sì, poi chi leggerà il romanzo lo constaterà direttamente, ma quello che io ho sentito è proprio il fatto di essere entrato nella testa e nel cuore dei personaggi. E quindi diciamo che ogni volta che si affronta un personaggio fai un viaggio nella sua testa, fai un viaggio nel suo sentire, e quindi è un continuo viaggiare all'interno del romanzo e dei personaggi. Quindi la storia si evolve, ma nello stesso tempo tu fai tanti viaggi nei personaggi, e in particolare ovviamente è il personaggio di Davide che è quello che è più coinvolgente, e possiamo definire questo suo viaggio, il viaggio di Davide, come un viaggio verso la maturità, cioè il passaggio dall'adolescenza appunto verso la maturità. Anche il fatto che la zia sia malata in ospedale, anche questo è un passaggio di maturità, perché si rende conto di cosa vuol dire l'eventuale mancanza. Quindi è coinvolto proprio in maniera più sentimentale. Si attacca di più, nel senso si capisce quanto sia importante sua zia mamma. Attraverso la malattia ci si rende forse anche più conto di cosa vorrebbe dire la mancanza. Quindi anche questo porta a una sua maturità, e poi non svegliamo il finale, ma comunque si capisce che lui diventerà una persona matura.
Ti ringrazio molto Giordana di quello che hai detto, mi fa molto, molto piacere che appunto tu pensi che appunto abbiano uno spessore psicologico i personaggi e che siano coinvolgenti. Io devo dire effettivamente che due dei complimenti che mi hanno fatto più piacere sono stati uno che molte persone che l'hanno letto hanno detto che l'hanno letto d'un fiato, insomma, se sono... come dire, lo hanno letto con gusto e con anche velocemente perché non è pesante, per quanto l'argomento diciamo sia drammatico, però si legge in maniera molto scorrevole, diciamo molto, molto. Il difetto che possono avere i libri scorrevoli a volte è quello di avere poco spessore. Spero che questo invece non sia il caso. L'altra cosa che appunto mi hanno detto più di una persona, tra l'altro diversi anche persone di sesso maschile, che forse è ancora un complimento ancora maggiore per me, è il fatto che si siano commossi. Per me il fatto della commozione è proprio così come quando qualcuno legge una mia poesia e dice che è venuta la pelle d'oca, se qualcuno legge qualcosa di narrativo e dice che si è commosso, ecco, per me è il massimo, insomma, del complimento, perché vuol dire che arrivi al cuore, insomma, e quindi insomma, spero che chi non l'ha letto avrà voglia di leggerlo. Io posso dire che appunto mi fa sempre tantissimo piacere parlarne, per cui in qualsiasi momento vogliate riparlarmi un secondo momento eccetera, io sono assolutamente disponibile. Se qualcuno vuole un libro con dedica eventualmente lo posso procurare in qualsiasi momento, insomma sono a completa disposizione anche attraverso la biblioteca che è stata così gentile da fare la tramite, insomma. Serena, non ho sentito neanche una parolina da te. Che lo so che l'hai letto Romano. Non ho niente da aggiungere rispetto a quello che tu hai descritto così bene. Hai dato delle chiavi di lettura a cui non avevo pensato. Io mi ero soffermata sul titolo e mi rendo conto che il "non ti lascio alla notte" può essere una frase che tanti personaggi dicono in questo film per qualcun altro, non solo la sorella verso la sorella. E più tu ne parlavi, più mi rendevo conto che è vero, sono i tanti punti di vista, tutti che non vogliono chiudere una situazione, la vogliono lasciare aperta e risolvere, e quindi non la lasciano da sola, neanche la situazione, neanche la storia. E quindi niente, più che io dire qualcosa, sei tu che mi hai dato tanti modi di leggerlo diversamente questo libro. Mi è piaciuto molto. Ho anche un figlio adolescente, mentre lo leggevo dicevo: ah, ecco, questa la userò con mio figlio. Questa situazione, questa frase, questa modalità, quindi complimenti, a me è piaciuto e l'ho consigliato. Grazie, grazie, grazie mille Serena, mi fa davvero molto piacere. Un'ultima cosa che vorrei chiederti è, dunque, "non ti lascio alla notte", e poi uno dei personaggi principali si chiama Chiara. C'è un nesso o è un puro caso? No, devo dire che è abbastanza casuale. Chiara è un nome che a me è sempre piaciuto proprio anche per il suo significato, però non l'avevo messo in relazione sinceramente con il titolo. Però appunto è molto giusto quello che diceva Serena sul fatto che è proprio, diciamo, sono le relazioni che si creano tra i vari personaggi che in qualche modo vogliono fare luce in tutti i sensi, quindi fare luce sulle origini, sulle cause, ma anche fare luce sul futuro, che non sia un futuro cupo e di disperazione, e appunto in qualche modo portare alla luce del sole anche quelle relazioni non dette, quelle appunto quello che succede anche spesso, per la mia esperienza, anche tra genitori e figli. A volte si arriva a una quotidianità dove in qualche modo si rischia di rimanere un po' sempre in superficie, no? Perché comunque si ritiene che il figlio, di una volta che è diventato adolescente,
in qualche modo hai paura di invadere, però io credo che invece sia importante mantenere sempre aperto un dialogo profondo. E quindi credo che una delle cose che mi rende più felice è quando mi rendo conto che mio figlio, che ma c'ha 22 anni, quindi non è proprio più un ragazzino, però si sente libero di dirmi qualsiasi cosa. Quindi a volte abbiamo dei confronti anche molto vivaci, però io so che lui è sincero, cioè lui dice le cose che sente, che prova, e questo mi rende felice perché io, per esempio, con i confronti dei miei genitori, avevo un rapporto molto più difficile, distanziato, non c'era confidenza. Vabbè, io ero anche la quinta di cinque figlie, quindi diciamo che era una situazione un po' particolare, nel senso che fossi stata figlia unica, magari le cose sarebbero andate un po' diversamente. Però c'era proprio come dire, c'era poco dialogo. Si parlava, ma si parlava di cose. E devo dire che io ho scoperto i miei genitori quando sono diventata adulta, come credo sia successo a tante altre persone, e quando sono andata via di casa. A quel punto si è riequilibrato il rapporto. Però io credo che comunque sia importante, soprattutto per magari figli unici o comunque anzi, devo dire che il fatto di essere anche di genere diverso è una scoperta, nel senso che capisci appunto anche delle cose della psicologia maschile, per esempio, che io non avevo mai capito, pur avendo avuto un matrimonio lungo 23 anni. Però nel vedere alcuni aspetti del carattere di mio figlio mi si sono, diciamo, aperti gli occhi sotto molti aspetti. Quindi è importante la luce, è importante la franchezza, la sincerità. Perché invece altri rapporti come quello che per esempio Stefano ha con i suoi genitori è l'esempio opposto, è proprio l'oscurità di un rapporto che non ti fa crescere, non ti fa crescere in nessun modo. Quindi ecco, sono storie di, come si dice, di crescita, di formazione, come si dice. Molto diverse tra loro, che però secondo me rimangono importanti, perché la nostra vita alla fine è anche quello che ci succede, quello che le relazioni che possiamo avere quando siamo molto giovani, insomma, prima di tutto con i propri genitori.